Diciamo che la caratteristica di Carlo era quella di chiamare la gente per fargli fare le offerte, e qualcuno, quando lo vedeva anche da lontano, cercava di scalzarlo, perché poi ovviamente era costretto a dare la sua offerta. Perciò lui era sempre col suo microfono in mano, a vendere la scopina, a vendere il mestolino, alla grande tombola. Insomma, era un personaggio che, oltre all'impegno, diciamo, che era dovuto per il consiglio, quando era nella piazza era un personaggio che si vedeva, e le persone ovviamente non riuscivano a non fare l'offerta per il calcio. Perciò quando c'era lui le offerte triplicavano. I magnifici sette sono qui davanti a me, davanti alla ruota, gira la ruota del calcio. Ha fatto parte del calcio per oltre 35 anni e ovviamente sempre presente nelle nostre iniziative, con il suo microfono in piazza a chiamare la gente per raccogliere fondi. Ha contribuito, ha supportato anche la Greta Palazzini nel mercatino in concerto, perciò diciamo una grande presenza e diciamo, per noi una perdita, oltre che diciamo di un consigliere, anche di un amico. Personalmente conoscevo Carlo anche fin da ragazzo, perciò diciamo, quando succedono queste cose, che non siamo mai preparati, però succedono, veramente ne rimaniamo veramente, veramente dispiaciuti.